e ci risolleviamo continuamente. Se nel corso della nostra vita siamo in momenti particolari in cui sentiamo lo sforzo di doverci rimettere in piedi, allora ecco che doverci raffigurare ad occhi chiusi produce un lavoro come quello che commentiamo in questo video. Una grande spinta, raccogliere tutte le energie da convogliare in braccia robuste e in mani ben aperte per potersi dare la spinta decisiva e rimettersi in piedi dopo un momento di difficoltà. Io ho cercato di rispettare un po' la consegna, che era quella di riproporre un corpo più o meno nostro, su come lo possiamo esprimere, e in quel caso ho cercato di riportare la mia postura in quel momento, insomma, ecco. Anche se nell'impressione volevo farla rimanere in piedi, con un po' in bilico, tra un piede per aria destro, una mano lontana, ho cercato di mentalizzare quel che era la parte del Das, in quel caso lì, e cercare di modellare un corpo più o meno che potesse rispecchiare quel che era la mia immagine interna. Dopodiché ho cercato di metterla a fronte di tutti, insomma, proprio per dimostrare anche la mia apertura senza grandi disagi e con probabilmente limitazioni fisiche, perché può essere, non so, la schiena, la stanchezza che può dimostrare, penso sia un po' legata anche al mio modo di essere, al mio modo di essere postura in quella situazione. Quindi mi sarei immaginato più leggero, più snello, invece poi, insomma, mi sono ritrovato, direi quasi quasi uguale a me, insomma, mi rispecchio, insomma, ecco, tutto sommato. In effetti A sì. parte il viso, che più di tanto ho cercato di modularlo, ma poi vabbè, la parte del tracollo e viso, lineamenti, queste cose qua, non ho dato grande peso, ma soprattutto alla parte strutturale, insomma, della figura, ecco. Ho cercato di esprimermi al meglio, cercando di capire che cosa sono, che cosa riuscivo a collegare tra corpo, mente e l'elaborazione mentale sotto l'aspetto del movimento, insomma, quindi. A me mi fa venire in mente qualcuno che si è svegliato di soprassalto e dice: ma cosa succede? Guardandolo Bello da questo. qua mi dà proprio quella sensazione lì. Anche Intanto queste se. mani, no, sono delle ventose. Infatti è un po' l'alternativa di uno quando esce con i piedi per terra, invece qua è con le mani Qua è con tutto per terra. spalle larghe e mani ben piantate. Spalle larghe, angolo dei Mani, gomiti per sì, poggiare per mani bene, ben mani piantate e guardo aperte. lontano. Sì, una grande base, no, d'appoggio. Quindi un elemento razionale molto forte, però al tempo stesso l'idea che mi dà è che stia facendo una grande fatica, ma che voglia sollevarsi. Cioè, come se stesse facendo una gran forza per venire su, Ho cercato come di entrare con i rappresentare piedi. dietro anche un po' la spina dorsale, non so se si può Ah, si vede, vedere. sì, aspetta. Bella. Infatti c'è. Qualcosa che prima era piatto e che cerca di diventare solido, alzandosi prende. Di onda, quindi, che cerca sicuramente il tentativo di trovare una posizione, ma allo stesso tempo sicuramente con grande fatica, sicuramente con grande fatica, ma ben posizionato, questo sì. Si è ben puntellato per sollevarsi, si è Sì, ben puntellato. devo dire che ho cercato di fare anche una cosa ben integra, cioè dal panetto intero cercare Sì. di non avere rotture, spezzettature, quindi cercare di modellare al meglio una rappresentazione corporea. Quindi era complesso realmente, anche non avendo esperienza, e quindi cercando di avere una figura all'interno per poter rappresentarla esternamente, non vedendo, anche che è un concetto molto interessante, perché non vedere, probabilmente vediamo realmente la nostra figura quando andiamo a fare arte. L'artista è capace Non di essere condizionato mettere da. fuori la grande figura che lui ha,
Senza per voi siamo di stati grandi artisti, credo, sotto questo aspetto, non vedendo, quindi abbiamo creato, abbiamo dato creatività, insomma.